Bene ragazzi, qui Did, oggi finalmente sfidiamo voi fan per la prima volta la partita di oggi contro il Matrioska che, se vi ricordate, aveva assistito alla nostra partita poco fa. Quindi, vedete, eccolo qua. Vediamo se posso partire con il video, cioè con la sfida. Vediamo, appena ci dà l'ok, partiamo ragazzi. E ricordate, nel prossimo video potresti essere tu. Quando vuoi. Saluta YouTube. Olè. Ok, facciamo arrivare il saluto e poi partiamo. Che non so se nel caricamento si può scrivere. Ciao boys. Caio boys, anch'io scrivo sempre malissimo, quindi bella. Lulz, un Lulz ce lo voglio mandare. Ok. Va bene ragazzi, corruzione butta fuori, partiamo con la prima partita verso voi. Speriamo che non sia... Ok, è un cacciatore. Che poi nei miei mazzi è un Pussy Eater. Speriamo che non sia troppo forte il caro Matrioska. A me andrebbero anche bene queste, direi. Va bene, sì. Mamma mia, i mazzi va. Sì, stavo perché ha voluto usare un mazzo base, ragazzi. Quindi ho un po' più chance. Ho un goccino più chance di. Con un più a caso. Ho un goccino più chance di vittoria, ma proprio un goccino, perché comunque faccio schifo, quindi... Vediamo, vediamo. Ok. Passa e... Va bene. Passo anch'io, ovviamente. Vediamo. Un Raptor coda rossa che comunque mi mette in difficoltà perché non ho nulla. Posso usare solamente lui. Ricercato. Vediamo che cosa mi mette in mano. Più 4 servitore o più 4 Ti servitore. ringrazio. Buono. Ops. Chissà cosa gli ho dato, ragazzi. Chissà cosa gli ho dato. Ho paura di quel ti ringrazio. Può essere stato molto ironico. Cos'è quella? Perché ha questo dorso epico? Eccolo lì. Si parte bene, ragazzi. Ragazzi, lui sta giocando con un mazzo base, quindi se vince, cosa che è molto 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 sicura, Carico è pronto a colpire. abbiate idea quindi di quanto faccio schifo. Allora. Ah, ma non è il Metalupo Alfa, è vero, è il lupo della foresta. È un grido di battaglia. No, non è un grido di battaglia, quindi glielo devo seccare il prima possibile. Sì, gli do provocazione a lui, guarda. Aspettate, ma non vorrei che... Io non ne sono tanto lontano. Basta con sti più ogni volta. Ok. Pesco, ragazzi, mi conviene così che... Ok. Questo. Seriamente, seriamente. La faccia da serpente. Ma davvero? Cioè, ma davvero, ragazzi? Comunque lui sa che sono scarso, vedete? Io lo so. Per questo ne ho preso una base anche io. Hai troppa pietà di me. Hai troppa più pietà di me. Ok. La tartarabbia dell'oro. Ma lui vince comunque, non importa. Mi ci vorrebbe già una corona di fuoco già adesso. Sì, che con la tartarabbia poi non serve a niente. Ho 5. Mi serve un mostro da 3. Non ho neanche un tipo da 3. Porca puttana, quanto sono messo male. Passami quella chiave No, d'arco. non posso far altro. Finito. Ecco la corona. Vedete, ogni volta che la chiamo arriva. Ma non posso far altro. Ho un grosso archivio. Fuck. Dido, non insultare i fan. Dido, non insultare i fan perché non si fa. Allora. Ora posso metterne anche uno da... Non, vabbè, facciamo così. Mi servono carte, ragazzi. Va bene, dai. Non è una grande mossa, però che cazzo faccio? Ragazzi, che minchia faccio? Devo... Allora, prossimo turno con lei potenzio lui e poi ammazzo lui. Sempre se non cambia le carte. Ecco, ora gli dà provocazione. State a vedere, eh. È Attenti lampante. a lui. Lo sapevo. Cazzo, ha vinto! No, non riesco a ribaltare le sorti. Non ci riesco. Quanto sono messo male! Guarda, mi sta distruggendo!
Vai via te. Bella giocata. Ma non è vero, ma, ma bella giocata cosa? Mi massacri. Mi sa cosa ho scritto? Vabbè. Mi sta massacrando, ragazzi. Mi sta massacrando. Sorry, sorry una ceppa. Ha vinto, tipo. Non posso fare niente, mi sa. Quanto fa? 6, 7, 8, 9. Bella giocata. Grazie. Grazie. Quanto? Vabbè. Un applauso al Matrioska. Che mi ha fatto avere una esplosione gelida d'oro. E che mi ha fatto ricordare quanto faccio schifo in verità. E che ci ha distrutto, ecco, ci ha proprio distrutto. Comunque, niente, complimenti ragazzi al Matrioska che ha giocato davvero bene. E la rivincita, da quanto sta andando avanti questo video? Non ne ho idea. Ok, dai, va bene, facciamola. Dai. Tanto ancora una partita ci sta, perché questa qua è stata parecchio breve. Il video durerà 7 minuti, 8, quindi ne facciamo ancora una, dai. Occultamento dei ragni. Va, là dopo. Cioè, vuol dire che in pratica mi vuole umiliare con tutto. L'hai voluto tu. Vuoi umiliarmi con tutto. Dai, assurdo. Allora, via te. No, che cazzo sto facendo? Mi servono carte più basse, ragazzi. Io non posso passare 12 anni ad aspettare le carte. Oh, va bene così, dai. Ok, c'è anche una 5, ma almeno una 2-1. Cioè, è un po' più equilibrata la cosa. Non è che Rogue non è forte in questo momento. Ah, ok. Ok. Allora. Facciamo così, dai. Potrei usare la moneta, ma me la tengo. Tanto ora lei si arma, quindi ora la Matrioska si armerà con le spade, quindi cioè userà il suo potere eroe, quindi usa il potere eroe, così poi glielo rompo. Dovevo usare il potere eroe. Perdinci baccolina. Va bene, facciamo. Allora, io lo so che è uno spreco, ragazzi. Lo so. Però dobbiamo purificare il pozzo solare. Voglio aspettare che lui abbia un'arma, così che io possa buttare lui. Ora lui avrà pensato che non ho lui in mano, quindi si equipaggerà un'arma. Deve farlo, cazzo. Deve, sennò tutta la mia tattica va a puttane. Vabbè, almeno se non se l'equipaggia, mi metto lo sparamagie. Equipaggia, Matrioska, ti prego. Fammi pensare. Pensare. Spero ti piaccia la mia invenzione. Vabbè. Ok, ci sta. Ci sta. Va bene. Va bene, ammazza questa, per favore, bravo. Bam 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 bam. Questa mi muore. Facciamo che me la tengo ancora un po'. Bella giocata. Voglio grazie. Voglio vedere. Lasciami quella chiave adatta. Basta la roba strana. Voglio vedere se si equipaggia una dannata arma. Cavolo, deve farlo. La sua classe è basata su quello, quindi deve farlo. Ricercato. Spara magia, cosa mi dà? Infligge danni a tutti i servitori pari al loro attacco. Sono stati compiuti errori. What? In che senso? Vabbè, mandiamolo a 3, dai. Mandiamolo a 3, così posso ammazzarlo con lo sparamagie, facendolo rimanere vivo. Ora lui equipaggia un'arma. Lo so che lo fa. Lo fai, Matrioska, te lo leggo negli occhi della ladra. Di Valera. Valera la formicatrice della basta. Cos'è questa cosa orribile? Odio queste carte io. Queste carte del ladro sono odiose. Quanta cattiveria.
Eccolo il pugnale, sì, vabbè, ma questo era... Io, sinceramente, non vado a sprecare la melma su questo... Perché la ladra c'ha tutte quelle carte di merda fortissime che equipaggiano pugnali potenti. E non voglio sprecarlo ora. Quindi facciamo che metto lui. Vi ammazzo anche loro, intanto. Va bene. Al prossimo turno... Al prossimo turno... colonna di fuoco. Colonna di... va bene. Detonazione di fuoco. Ok, scherzavo. Scherzavo. Ufficio 3 danni, va bene. Ci sta. Ok, per ora non mi sembra stia andando così male. Ha usato la spada su di me. Ok. Io butterei la... No. Buttiamo questa. E questa. Coglione, 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 coglione. Che sono un coglione, che sono un coglione. Ragazzi, sono un coglione. Non so se si era capito bene, ma sono un coglione. Perché invece che usare subito sta merda di palla di fuoco, potevo buttare lui. Tanto ne ho due. Ora, sì, anche se si equipaggia un'arma, gliela batto e se lo rifà. Cioè, nel senso, potevo stare tranquillo. Cosa hai intenzione di fare? Che cosa odiosa. Non ci credo, ma non ci credo. Ragazzi, sto ragazzo qua è veramente forte. Non so cosa fare. Sto ragazzo è veramente forte. Cioè, nel senso, io faccio schifo, ok, ma lui è davvero forte. Non ne voglio usare un'altra, ragazzi. Però minchia questa fa... la madonna, salve a lei. Distrugge anche. Non la voglio usare, ragazzi, perché Belin. Se poi lui si riequipaggia un'arma, almeno. No? Va bene, ok, fanculo. Almeno c'ho un po' più di gente in campo. Minchia, mi dà fastidio giocare con uno in campo. Prossimo fuck. Ho una colonna di fuoco? No, ho due metamorfosi, ma una colonna di fuoco? No. Che palle. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa? Ora me la ammazza con l'elfa. Vabbè. Ok, ci stava. Ci stava. Oh, devo pescare un mostro, sennò sono fottuto. Ci sta? Ci sta. Ok, va bene così. Metalupo alfa, ok, buono. Prossimo turno potrei mettere Arcimago e Metalupo alfa. Ricordatevi che lui sta usando un mazzo base, quindi è anche svantaggiato, però è davvero bravo. Quindi mi sta mettendo... Mi piace la mia invenzione. Cioè, mi sta mettendo in difficoltà con un mazzo base, cioè, non quindi... sapranno mai. Questo vuol dire essere forti e essere scarsi. No! Però sei anche un po' cattivo, Matrioska, so che stai guardando il video, sei anche un po' cattivo. Cioè, sono già a 10 di vita. Ok, allora. 2 e 4 fa 6. Ma non ho mostri. Ah, no, scherzavo. Se usavo questa, ma no, perché comunque questo rimane in vita. Costa 6, mi rimane 3, potrei solo mettere lui. Cosa che potrei fare in effetti, va bene. Almeno io ho tolto un po' di gente in campo perché stava incominciando a essercene davvero tanta. Di gente, dico. Un sacco di gente c'era. Non sapranno mai cosa ti ha colpito. E Giulio Tretrox sta guardando, ma sta vedendo che ho perso. Sta vedendo che ho perso. O prendo colonna di fuoco adesso, o ho perso. Ho perso, ragazzi, non ce la faccio. Colonna di fuoco, no! Vabbè, facciamo così. Facciamo così. Oh mio Dio! Ok. Facciamo. Cioè, ho 4 di vita. Mi può uccidere in qualunque istante. Ho 4 di vita.
Questo fa 7 adesso. 4, 7, 11. 11 e 4, 15 ragazzi. Per 2 non lo posso uccidere in questo turno. Anzi, questo fa... questo con questo 16 per 1. Per 1. Ho un grosso archivio. No, no, ha vinto ragazzi. Vabbè. Mi arrendo ragazzi. Ha vinto anche stavolta. E vabbè. A meno che... Oddio, aspetta. Oddio. Oddio. Aspetta. Allora, se io faccio 6 e 3 fa 9. Mi rimangono 6, ma non ce la posso fare. Allora. 6. No, fuck, non posso, ho perso, sto provando in tutti i modi, non posso farcela, non posso farcela, faccio questo e questo fa 4 e va a 7, devo ammazzargli lui, ma non posso, cioè posso solo fare così, ma lui ha comunque vinto perché poi si equipaggia un'arma, va bene, a meno che, sti cazzi, va bene, stavolta. Non riesco ragazzi, veramente. Matrioska è davvero forte. Complimenti, sei davvero fortissimo. E stavo usando i mazzi base, wow. Ci vediamo ragazzi nella prossima parte, dove sfiderò altre persone. Quindi ci vediamo, facciamo salutare. Ok, facciamo salutare. Quindi ci vediamo nella prossima parte, dove appunto sfiderò un altro di voi. Bella. Saluta Matrioska. Come on. Say hello, bye guys, bella, ciao!